Bravissimi! Eccoci qui per questa seduta cardio per allenare il VO2 Max. Oggi un'ora e 35 di allenamento, un allenamento specifico come ogni settimana. Intanto andiamo al 90 rpm, fondo lungo, 5 minuti come sempre, poi 5 minuti a fondo lento e 5 minuti a fondo medio, sempre a 90 rpm. Nella seduta di agilità, dell'ultima seduta di agilità, abbiamo lavorato per il massimo consumo di ossigeno per 40 secondi consecutivi, per 5-6 mi pare, o giù di lì. Comunque, l'importante era i 40 secondi consecutivi. Oggi lo ripetiamo ancora e piano piano andremo ad aumentare questo lasso di tempo. Mi raccomando sempre alla tensione, attenzione alla giusta tecnica rivelata a qualsiasi cadenza. Ne approfitto ora che non ho fiatone per parlare un minuto dell'allenamento della resistenza. Allora, come avete visto, non è un video allenamento con il sottoscritto, ma è un grafico. Ripeto perché mi sono state fatte delle domande e quindi rispondo con il video precedente, in modo che quando andrete a fare il video per la resistenza avrete già le risposte. C'è un grafico da seguire con tutte le indicazioni come nei video usuali. Quindi tempo, modalità e livello di fatica, di sforzo. Questo perché io cerco sempre di uscire, ma è normale che quando piove anche io non esco. Però non mi sembrava una cosa buona magari fare una volta un video, poi 10 volte no. E quindi ho deciso di farli tutti così, quelli della resistenza e alcuni che riguardano anche la forza, lo spiegheremo un'altra volta, lo rispiegheremo. Quindi dovrete seguire il grafico. Se invece decidete di uscire, gli esercizi della parte centrale sono gli stessi, cambiano solo i minuti dedicati al riscaldamento e al defaticamento. Ok,
aggiungiamo resistenza, fondo, lento. Sempre 90 rpm. Secondi sui pedali, via! Giù! Andiamo un po' a smuovere il cuore, che oggi sta stabilizzando troppo in una zona, allora dobbiamo un po' sollecitare, e con questi brevi fuori sella lo andiamo a provocare, diciamo. E lui risponde. Tra 3 secondi di nuovo. Pronti? Vai! Giù! Sarà in piedi.
aumento, 5 minuti, poco meglio. Secondi, di nuovo su, via, giù, secondi, via, giù, pronti,
Andiamo su! Tutto lo dobbiamo ripetere 5 volte.
resistenza! Soglia! Terza serie. Soglia!
Francesco! Quinta serie.
Ok, ci siamo presi un minuto di meditato recupero. Adesso andiamo al prossimo esercizio. Allora, dobbiamo fare due serie di un circuito composto da 3 minuti a fondo medio e 2 in soglia. Di seguito, primo esercizio a 70 rpm, il secondo a 75, il terzo a 80. Poi recuperiamo 2 minuti e lo ripetiamo una seconda volta. Diciamo che siamo nel centro dell'allenamento, nel centro della parte centrale. Tra meno di un minuto andiamo 3 minuti a fondo medio a 70 rpm e poi 2 minuti in soglia a 70 rpm. Meno di 20 secondi, me lo prendo tutto questo riposo, tanto ho 3 minuti a 70 rpm, anche se inizio 5 secondi dopo non succede nulla. Ok, inseriamo resistenza e rapporto, se siamo sulla spin bike, solo la resistenza. Andiamo sui pedali. Per 2 minuti. Aumento de
resistenza. Andiamo, 75 RPM. Ancora 2 minuti. E andiamo in soglia. Pronti?
aumento resistenza. Due, uno, aggiungo.
chemistry. Thoughts of feet take you over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Resistenza 70 RPM,
resistenza. Che potrei essere andato nella sequenza precedente a 65 rpm e non a 70 seguendo il ritmo musicale, va bene uguale. Ancora meno di un minuto. Secondi e andiamo in soglia in fuorisella.
sempre a 75, via! Giù, 80 RPM.
sui pedali. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the Allora, che cosa ci aspetta per terminare la parte centrale dell'allenamento? Abbiamo 5 serie formate da 40 secondi a 100 rpm per il massimo consumo di ossigeno, quindi 95-100% della frequenza cardiaca e 1 minuto e 20 a fondo lungo a 90 rpm per il numero 5 volte. Qui, quando mancano 5 secondi per iniziare ogni volta la serie, la ripetizione a fondo per il massimo consumo di ossigeno, quando mancano 5 secondi, dicevo, andiamo già a cercare il rapporto, perché dobbiamo fare 40 secondi e dobbiamo fare tutti. Vediamoci il nostro recupero. Abbiamo 10 minuti di lavoro. Inizio a cercare il giusto rapporto. 9 secondi. Via!
vado a cercare il rapporto. Abbiamo ancora 20 secondi. Piano piano mi avvicino.20 secondi, ti avvicino, ok, 3, 1, via! Piano piano vado a cercare la giusta resistenza. Pronti? 1, via!
20 secondi, poi quinta serie. Vado a cercare l'apporto. Pronti? Aggiungo resistenza. Via! Ora 20 secondi. Ok, iniziamo il defaticamento. 5 minuti. Fondo, lento. Ok, solito un punto preso, di recupero tranquillo. Adesso ci dedichiamo per quasi 4 minuti al gesto della pedalata rotonda, spingo e tiro. Spingo e tiro. Meno di 3 minuti e poi 5 minuti a fondo duro. Spingo
pochino, immaginiamo di spingere il ginocchio verso alto avanti, diciamo verso il prolungamento del manubrio, se lo spostassimo verso l'alto. Meno di 2 minuti. Con gli amici, allora
Sì, dovremmo seguire le tabelle perfettamente. Però capisco anche che non siamo professionisti. E quindi magari vogliamo anche parlare, divertirci con i nostri amici, i nostri compagni di ciclocross, i nostri compagni di squadra. Quindi dobbiamo cercare di adattare l'allenamento al percorso che andremo a fare. Magari lo schigliamo piccolo qui sulla piega Manubrio, oppure qui, e cerchiamo di seguirlo il più possibile. Se riesco a seguirlo tutto, bene, meglio così, ma non deve diventare uno stress. Dico questo perché se noi iniziamo a seguirlo nei primi allenamenti di resistenza, ma poi ci stressiamo, non lo seguiamo più, non va bene. Allora direi, magari se ho problemi a seguirlo tutto, mi accontento di seguirlo adattandolo, ok? Non deve diventare uno stress quando esco con gli amici. Devo fare gli esercizi, però senza stressarmi. Se esco da solo invece li devo fare tutti e perfetti. Allora, ragazzi, come sempre, anche questo è stato un grandissimo allenamento. Spero come sempre che i miglioramenti li stiamo già vedendo. Iscrivetevi al canale YouTube per essere sempre di più. Il prossimo obiettivo, dobbiamo superare i 500 iscritti. Poi metteremo un altro obiettivo. Sono sicuro che ce la faremo. Passa parola con i vostri amici, con i vostri compagni di squadra. Mi raccomando, condividete i messaggi che mando sia su Facebook che su altre piattaforme, in modo da far arrivare più gente. E se volete lasciate qualche commento. Ci vediamo al prossimo allenamento. Ciao!